si è svolto mercoledì 21 luglio in provincia l'incontro tra il sindaco di Fano Stefano Aguzzi, l'assessore regionale alla sanità Almerino Mezzolani, il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli e il presidente della provincia Matteo Ricci per discutere del futuro dell'azienda Ospedale Riuniti Marche Nord e dell'eventuale ospedale unico. A parlarne è il sindaco Stefano Aguzzi. Oggi c'è una legge che indica un'azienda ospedaliera Marche Nord che comprenda l'ospedale di Fano e l'ospedale di Pesaro. Poi c'è questo dibattito su un ipotetico ospedale unico che, qualora ci siano i soldi, potrebbe essere pronto forse tra 7-8 anni. Noi però dobbiamo far finta che non ci sia quel percorso e dobbiamo realizzare l'azienda ospedaliera Marche Nord con tempi certi. Si è parlato di scorporo dell'attuale ospedale dalla zona entro il 31 ottobre e dal 1 di gennaio 2011 la partenza della nuova azienda ospedaliera con un'unica organizzazione su due strutture funzionali che sono l'ospedale Santa Croce e l'ospedale San Salvatore. Nel percorso eventuale che dovesse portare anche un ipotetico ospedale unico, non deve mancare nulla però a questa azienda, né i finanziamenti, né il personale, né le attività, né i primari, né tutti i macchinari che rendono funzionali gli attuali ospedali. Sull'ospedale unico lei ha detto che comunque Fano vorrà giocare un ruolo. Se oggi Fano dicesse no a priori, secondo me la regione, e se ci fossero le condizioni per farlo, lo fa lo stesso senza neanche parlarci con Fano. E ho già cominciato a spolverare le cartine delle proprietà comunali che esistono nel territorio comunale di Fano e verificare se ci sono alcuni siti adatti, idoni, che si possono tenere in considerazione per questo eventuale futuro ospedale. Le critiche all'amministrazione comunale sull'atteggiamento ambiguo nei confronti dell'ospedale unico arrivano dalla sua stessa maggioranza, dal consigliere Danna. Cosa replica? Danna è un consigliere regionale di questa città, fa parte di questa maggioranza, ha un suo pensiero legittimo, spesso anche giusto, poi a volte può essere interpretato. Io non credo che se noi in questi anni avessimo detto esclusivamente dei no alla Regione Marche avremmo ottenuto di più. Il sindaco di Fano vuol governarla la terza città delle Marche e non può non tener conto che Fano è all'interno di una provincia e all'interno di una regione. Deve giocare bene il proprio ruolo con forza, quello che merita la terza città delle Marche.